Sono oggi qua, come tanto tempo fa, per denunciare l'ultimo scippo da parte del governo Crocetta, prima di dimettersi ed insediarsi il nuovo governo, la chiusura del reparto di cardiologia. La chiusura del reparto di cardiologia è un danno grave alla nostra comunità. Voi capite benissimo che tutto ciò comporterà successivamente la morte annunciata anche di altri reparti del nostro ospedale, che sarebbero quelli di chirurgia, ortopedia ed ostetricia. Una proposta seria che si potrebbe portare avanti da parte della dirigenza, da parte di noi nicosiani, è quello che a fronte di 20 posti promessi di riabilitazione, 20 posti promessi di lunga degenza, altri 20 promessi di geriatria, noi chiederemmo, pur perdendo altri 10 posti in cardiologia, di mantenere il servizio di cardiologia. Servizio di cardiologia che permetterebbe che cosa? L'assistenza ai cardiopatici cronici, alle emergenze urgenze con un cardiologo presente H24 feriali e festivi. Perché come ho detto prima, la chiusura del servizio di cardiologia, del reparto di cardiologia a cascata Comporterà appunto queste altre chiusure. comporterebbe la chiusura di questi altri reparti. Ovviamente, quello che mi sento di dire, ho affrontato in passato l'altra battaglia, quella per il punto nascita. Adesso, dopo che sono stati costituiti i comitati, abbiamo fatto diversi consigli comunali su questo tema molto forte per la nostra comunità, mi rendo conto che è stata tutta una bugia da parte di tutti. Il fatto di dirci state tranquilli, state tranquilli, state tranquilli, che cosa? Qua siamo disperati. Io, come tutti noi, sappiamo la situazione e la zona in cui ci troviamo e questo ulteriore scippo significa che la nostra zona è stata dimenticata da tutti. Ora mi chiedo, faccio una riflessione mia personale, sono io che debbo vergognarmi per aver aderito alla lista Noi con Salvini Fratelli d'Italia all'ultima elezione regionale del 5 di novembre? O è qualcun altro che si dovrebbe vergognare di aver continuato a sostenere il governo PD e i candidati del PD a questa tornata elettorale? Nondimeno, un'ulteriore cosa volevo dire, sono enormemente dispiaciuta anche per l'altro fatto che è successo in questi giorni, il tentato rapimento di una bimba a Nicosia. Tutto questo mi fa riflettere e vorrei che ci facesse riflettere molto. Noi siamo oggi qua per denunciare quello che sta accadendo all'ospedale di Nicosia, denuncia che, come dicevo prima, è stata fatta già tante volte, è stata fatta andando anche a Palermo, è stata fatta con tutti i consigli comunali che ci sono stati. Io in passato dicevo di non abbassare la guardia, l'abbiamo abbassata in questo periodo la guardia, credo che sia arrivato il momento di alzarla di nuovo. Buongiorno ai cittadini tutti, intervengo e mi ricollego al discorso, mi riallaccio al discorso fatto dalla collega Santina Lovato. Ebbene, stamattina siamo qui appunto per fare una denuncia politica in merito alla nota che è sopravvenuta, diciamo, alla direzione dell'ospedale, del nostro nosocomio cittadino, la quale sancisce in maniera chiara la chiusura del reparto di cardiologia. Servizio fondamentale per la nostra collettività, servizio fondamentale per il nostro territorio. Peraltro ritengo io che la cardiologia sia il servizio, il reparto cardine che va, come dire, che è al servizio di tutti gli altri reparti. Quindi, venendo a mancare questo reparto, è come se si fosse già deciso di chiudere definitivamente l'ospedale. Quindi in pochi anni potremmo rischiare di vedere ogni reparto del nostro nosocomio cittadino chiuso. La denuncia politica va fatta e questo intervento mio di stamattina è chiaro anche per scongiurare ogni forma di attacco o di accusa nei confronti del nuovo governo che ancora si dovrà insediare, del presidente Nello Musumeci. Voglio scongiurare queste accuse che qualche millantatore della politica, che qualche falso politico
o amministratore potrebbe o furbamente vorrebbe fare. È chiaro che i cittadini devono sapere che ancora il governo di Musumeci e l'assemblea regionale non si è ancora insediata e si insedierà fra 40 giorni. Quindi è chiaro che questo decreto, prima il decreto Balduzzi, dopodiché è stato recepito dalla Regione Sicilia dall'assessore Ubaldo Gucciardi, quindi questo regalo è l'ultimo regalo del governo Crocetta che ci ha lasciato questa bella sorpresina per stamattina. Cioè, mentre tutti noi in maniera legittima eravamo in giro a chiedere i voti ognuno per le proprie correnti, per i propri partiti politici, questo governo regionale, diciamo, in maniera subdola emetteva questo decreto e quindi ieri è appunto arrivata questa nota che ha deciso in maniera chiara e specifica la chiusura del reparto di cardiologia. Io mi chiedo seriamente se il sindaco Luigi Bonelli e tutta l'amministrazione, che su questa vicenda non solo hanno dormito ma hanno fatto finta che tutte le cose stessero andando bene, cercando di calmare gli animi, e a qualsiasi nostro appello da parte della minoranza ha sempre detto che noi avveleniamo le acque. Bene, cari amici, cari cittadini, io ritengo che stamattina qui non si stia avvelenando le acque, ma si stia in maniera concreta vivendo quella che è una catastrofe per il nostro territorio, una catastrofe per il nostro nosocomio cittadino. Vorrei altresì, come dire, chiedere a tutta la gente che in maniera sciacalla, che in maniera spudorata hanno voluto cavalcare questa campagna elettorale, affrontare al veleno, cioè sputare fango nei confronti della brava gente, della gente onesta che in maniera legittima ha deciso di scommettersi sul territorio. Vorrei dire a questi sciacalli, a questi sciacalli di Facebook, a questi sciacalli politici, che dovrebbero chiedersi loro se è stato giusto sostenere un governo capeggiato nello Musumeci, al quale io personalmente insieme ai colleghi andremo a trovarlo affinché cerchi di risolvere il problema della nostra cardiologia, anche se c'è da dire che se una cosa è già morta e qualcuno ha commesso un omicidio, quindi ha soppresso la cardiologia, non possiamo o è giusto anche sperare che qualcuno faccia il miracolo, e siamo convinti e fiduciosi che il governo subentrante di Nello Musumeci potrà anche fare questo miracolo. Quindi mi chiedo e chiedo soprattutto ai miei colleghi, ai miei ex amici di partito che dopo anni di aver servito il centrodestra, con quale coraggio hanno votato PD, con quale coraggio hanno chiesto i voti per il PD quando il PD, e non me ne voglia l'amica Luisa Lantieri che è una persona sotto il profilo umano per bene, ma diversamente sotto il profilo politico non la condivido più di tanto, dove lei stessa è stata complice del governo, assessore del governo regionale uscente, quindi anche a Luisa Lantieri sotto il profilo politico chiaramente dobbiamo attribuire questo scippo che stamattina in nero su bianco è stato concretizzato. Quindi dico a tutti quei miei amici che chiedevano e che dividevano volantini del PD in generale e soprattutto della amica, ripeto perché sotto il profilo personale non ho nulla da dire, Luisa Lantieri, hanno chiesto i voti per loro. Quindi cari amici, cari cittadini, cerchiamo di aprire gli occhi, faccio un appello anche al movimento pro ospedale, salviamo l'ospedale, di cercare di attivarci, riunirci, noi ci premureremo stamattina insieme ad altri colleghi a chiedere un ordine del giorno in consiglio comunale affinché venga affrontata la vicenda e affinché si possa trovare una soluzione concreta, perché il nostro territorio, così come il nostro nosocomio, ha come dire, la necessità che questi servizi sopravvivano e continuino ad essere al servizio appunto del territorio e dei nostri cittadini. Cari concittadini, verrebbe da dire, come hanno detto i miei colleghi che sono qua come me, insieme a me, a difendere il presidio ospedaliero e a denunciare quotidianamente la assoluta mancanza di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale, verrebbe da dire il tempo è galantuomo. Quando il dottore Luigi Bonelli, io mi rivolgo sempre a lui come primo cittadino pro tempore, speriamo ancora solo per poco, ha dichiarato pubblicamente che avrebbe per allarme creato nella collettività denunciato la stampa locale. Bene, ma perché non ti dimetti Luigi Bonelli, che non sei in grado di vigilare su ciò che avviene sul territorio? O eri distratto dalla campagna elettorale dove dovevi cercare voti per chi doveva rassicurare il territorio? Ecco, cari concittadini, al di là della denuncia politica, qua siamo nei fatti. Noi tre siamo qua.
ma il comitato pro ospedale, il consiglio comunale che volevano le carte da noi, dove sono? Solo ed esclusivamente a fine mese per percepire l'indennità? O questo non lo dobbiamo dire, perché noi siamo coloro i quali avvelenano i pozzi, noi non avveleniamo niente. Nicosia, ti devi svegliare, i cittadini si devono svegliare, non basta i mi piace su Facebook, non bastano le sagre e le festicciuole, noi abbiamo bisogno di gente che vigila sull'amministrazione. Ecco, Bonelli, hai detto che non avresti amministrato il territorio sul nulla, perché non ti dimetti se non hai interessi di carattere personale a continuare a fare il sindaco di un ospedale smantellato? Oppure non ti vuoi dimettere perché devi continuare a fare ciò che hai detto al contrario? Ecco, noi da qua lanciamo un appello, noi certamente dal punto di vista politico faremo la nostra parte, ma non possiamo rassicurare i cittadini su ciò che è quasi irreversibile. Abbiamo già attivato i nostri contatti per un colloquio e un incontro con il presidente e con il nominando assessore alla sanità, ma certamente il piano sanitario e la ricollocazione sul territorio non si scopre oggi. Si è scoperto qualche mese fa, quando questi tre consiglieri comunali insistentemente chiedevamo consigli comunali di creare un presidio all'interno dell'ospedale permanente, ma non siamo stati ascoltati. Perché? Perché forse molti dei nostri colleghi fanno parte e lavorano per questa struttura. E allora dove sono i consiglieri comunali che dovrebbero vigilare sul nostro presidio? Non ci sono, ci siamo solo noi tre. Bene, cittadini, così, e di questo ne dovete prendere atto. Noi saremo simpatici o antipatici, ma siamo sempre presenti sul territorio con le nostre azioni di carattere amministrativo. Si doveva riunire questa mattina il consiglio comunale in via d'urgenza, ma il presidente non c'è a convocarlo. I consiglieri comunali di questa notizia sono all'oscuro, oppure coloro che la conoscono la tacciono per motivi di carattere personale. Dico io, starà festeggiando il San Martino. Starà festeggiando il San Martino, oppure se non è così mi smentiscono questi consiglieri comunali, se sono vigilanti, perché noi in un incontro abbiamo sollevato più volte questa tematica e ci è stato detto vogliamo le carte, le carte ve le dovete cercare voi come le abbiamo noi, ecco quello che noi vogliamo denunciare. Purtroppo i cittadini in Nicosia sono ancora silenti da questo punto di vista e questo noi assistiamo da parte dell'amministrazione regionale con la complicità del territorio del primo cittadino che è il rappresentante supremo della sanità allo smantellamento del nostro nosocomio, con quali risultati? Noi siamo consci che il risultato sarà irreversibile, noi faremo la nostra parte, ma l'amministrazione dov'è? Il sindaco Bonelli dov'è? Carissimo Filippo e carissimo Ciccio, molto probabilmente la chiusura del reparto di cardiologia e quello che noi chiediamo è che invece il servizio di cardiologia che rimanga, è forse perché l'idea comune c'è quella che il nostro ospedale a breve diventerà una casa di riposo per anziani. Forse non hanno considerato questo, perché con i tagli che avverranno e con tutto quello che ci sarà e con i reparti che hanno promesso di darci i 20 posti qua, i 20 posti là e gli altri 20 posti là, geriatria, riabilitazione e quant'altro, il nostro ospedale non sarà più un ospedale ma una casa di riposo per anziani, che quando noi dovremmo andare in vacanza li parcheggiamo in ospedale e ce ne andiamo in vacanza tranquillamente. Okay. Questo secondo me sarà il risultato e queste saranno le sorti dell'ospedale di Nicosia. Chissà, scusami se ti interrompo Santina, magari qualcuno sta lavorando in tal senso appunto perché affinché questo il nostro splendido nosocomio cittadino possa diventare magari un centro di accoglienza per migranti anziché offrire il servizio che in maniera sacrosanta dovrebbe essere dato ai nostri concittadini.